Lo sentite? Si sente? Benissimo, Walter. Perfetto, sono collegato da uno dei posti più belli d'Italia, proprio perché la tecnologia ancora qui non ci ha riempito come in altre città, per cui in questi 10 minuti che avrò il piacere di stare con voi, specialmente per chi è qui per la prima volta, vi racconterò un poco il perché. Non farmi scappare questa grande opportunità, anche se per caso, se qualcosa che Stefania ha spiegato in modo eccellente, ci sta che a volte non tutto è subito chiaro, ma per questo bisogna prendersi l'opportunità e poi strada facendo la scopri. In questi 10 minuti che sto insieme a voi, vi condivido la mia storia e il perché ho deciso di non perdere questa opportunità. Anch'io, 20 anni fa circa, quindi il mio suggerimento, continuate a rimanere ben collegati, concentrati per questi 10 minuti finali, specialmente se c'è qualcuno che è ospite, perché magari dice, ah, io ho capito già tutto. No, no, cerca di ascoltare tutto. Ascolta tutto fino alla fine. Chiaro? Si vedono le slides? Perfetto, quindi ora sapete già il mio nome e cognome. Sapete da dove sono, da dove vivo? Io vivo in questa regione, in questo piccolo paesino di montagna, e in questo momento, per motivi di festività, io mi trovo in uno dei borghi più belli d'Italia, che è Tropea. E quindi sono collegato un po' qui da questa struttura. In questi 10 minuti vi racconterò il perché non ho dovuto fare la stessa cosa che ha fatto mio papà 40 anni fa. In questi 10 minuti. Magari sbaglierò anche qualche congiuntivo perché sono nato e vissuto in Germania, sono nato lì, ho vissuto lì per 20 anni perché mio padre 40 anni fa nella nostra terra non ha trovato un'opportunità, capita, no? Non in tutte le regioni capita, in Calabria capita ripetutamente, quotidianamente, costantemente, perennemente, eternamente, per sempre, cioè è difficile trovare un lavoro. Paradossalmente, dalla regione più povera d'Italia, perché sapete che siamo fanalini di coda, no? Noi siamo i più poveri. Paradossalmente, dalla regione più povera d'Italia, stasera vi devo parlare di benessere economico. È la dimostrazione che questa opportunità funziona in qualsiasi regione. Nonostante la mia regione è una regione difficile, bellissima, ma non è una regione facile dove far capire la nutrizione. Può darsi che qualche concetto che Stefania ha trasmesso non l'avete percepito, neanche io alla mia prima presentazione ho capito subito che cos'è la nutrizione. Immaginate, in quel momento vivevo in Calabria perché i miei genitori sono tornati, e quanto può essere diffuso il principio della buona nutrizione nella mia regione? Cioè, non siamo neanche famosi per questo, no? Per la corretta nutrizione. Siamo molto forti nell'alimentazione. E questa è stata una delle prime cose che ho imparato in Herbalife, la differenza tra alimentarmi e nutrirmi. E mi hanno fatto capire l'alimentazione, mangiamo tutto quello che ci piace. E noi in Calabria in questo siamo forti. La nutrizione è dare quello che serve alle cellule. Ed è quello che sta diventando molto difficile. Per questo Herbalife è una grande opportunità. Perché estingo un bisogno umano. Lo so che siete qui per capire un'opportunità di lavoro. È importante capire di che cosa si occupa Herbalife. Perché se tu ti rendi conto di che cosa si occupa Herbalife, ti rendi conto di quanto è grande questa opportunità. E in quel meeting il mio sponsor mi disse: conosci qualcuno che deve mangiare? Io ho detto: io non conosco nessuno in Calabria che non mangia, anzi, mangiano anche troppo. Quindi qui noi abbiamo un business che tocca tutti. Siamo d'accordo che non solo in Calabria si mangia e si beve. Noi operiamo nel settore dell'alimentazione, quindi è un settore in forte espansione. Per cui se siete qui per la prima volta, il mio suggerimento è ascoltate tutto fino alla fine, non siate frettolosi. Approfondite con la persona che vi ha dato qui l'invito e documentatevi perché ne vale veramente la pena. Ne vale veramente la pena poter comprendere bene questo business. Per quale motivo? Perché siamo d'accordo che in questo momento la povertà e il malessere economico non è qualcosa che riguarda solo la Calabria. Siamo d'accordo che in questo momento non solo la Calabria sta soffrendo a livello economico. Ora, se è vero che è vero che tutta l'Italia
sta soffrendo economicamente, significa che c'è un problema. Che c'è un problema nel mondo del lavoro. E quando c'è un problema, hai due opzioni: o ti lamenti che ci sono problemi, o trovi un'opportunità e ti impegni per affrontarli. Quindi io ho preferito la seconda opzione. Sicuramente il mio suggerimento è perché vi suggerisco di non farvi scappare questa opportunità. Perché, come ha anticipato già Stefania, in questo momento il mondo del lavoro non sta funzionando bene. Se ci avete fatto caso, è sempre più difficile trovare occupazione. Io sono figlio di dipendenti, mia madre mi diceva: figliolo, vai all'università, almeno uno in famiglia si salverà. Anch'io lo dico ai miei figli, ho due figli, anch'io dico ai miei figli: andate all'università. Ma innanzitutto per un'esperienza personale, per la cultura personale, per i tanti amici che ho fatto, per le tante belle esperienze. Però, ahimè, non è detto che oggi vai all'università e ti sistemi poi dopo economicamente. Perché io sono andato all'università, però questo lo sanno fare in molti, andarci. No? Mi sono pure laureato. Ma cosa andarci? Ma cosa è laurearsi? Il giorno in cui mi sono laureato ero come quel signore, ero disoccupato. Quindi oggi siamo nel mondo del lavoro, dove c'è persone come me che hanno studiato e non trovano occupazione in ciò che hanno studiato, e se lo trovano vengono sottopagate non per il loro valore. Siamo d'accordo che se ci sono persone laureate, masterizzate, specializzate e sono disoccupate, figuriamoci per tutti gli altri quello che trovano sul mercato. Quindi oggi è difficile trovare un lavoro. Quel poco che trovi, spesso devi lavorare tanto e guadagnare poco. Io lo so con esattezza perché prima di questo progetto ho fatto anche il barista, il gelataio, il cameriere, tre bei mestieri, ho fatto tanti amici, ho imparato tante cose, però ho fatto pochi soldi. Ho lavorato tanto e guadagnato poco perché mi chiedevano molte ore di lavoro a retribuzione bassa, un po' quello che diceva prima Stefania. Però purtroppo oggi non c'è solo una difficoltà a trovare lavoro. Oggi anche a volte noi siamo, no? Mio papà diceva: devi trovare un posto fisso. Io non sono bravo con l'italiano, però se voi analizzate la parola posto fisso, non vuol dire reddito sicuro. Posto fisso vuol dire stipendio fisso. In effetti in Italia negli ultimi 30 anni lo stipendio è rimasto uguale. Quindi il fisso è uguale che non può aumentare. Però siamo d'accordo che la vita sta diventando più cara. E se tu guadagni la stessa cifra che guadagnavi un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa o 4 anni fa, ma la vita diventa più cara, non ti puoi trovare. Quindi abbiamo due opzioni. O ce ne andiamo in Lituania, perché se guardate la statistica, la Lituania lo stipendio li hanno aumentato il 276%, oppure se rimaniamo in Italia dobbiamo integrare non solo vitamine, un reddito. Quindi se ce l'hai uno stipendio, non lasciarlo. Puoi aggiungere questo reddito. Potevo dare un secondo reddito, magari 1.000 euro li prendi con lavoro tradizionale, 1.000 euro li prendi qua, lavorando 10 ore a settimana. A me questa frase mi ha catturato 20 anni fa. Mi dissero: se tu ci dai 10 ore a settimana, noi possiamo arrivare a guadagnare 1.000 euro. Siccome sono figlio di muratore, papà per guadagnare 1.000 euro deve lavorare 12 ore al giorno. E lo so con esattezza perché non lo vedevo 12 ore al giorno. Quindi quando un padre sta 12 ore al giorno fuori casa, non solo lavora tanto e guadagna poco, quando la vede la moglie, quando li vede i figli, e poi torna a casa è stanco e magari ha bisogno di riposare, e poi è arrivata la sera e tuo figlio sta dormendo, e così passano le giornate, non vedi le tue cose, gli affetti tuoi più cari, li vedi veramente solo il sabato e la domenica. Quindi più che lo stipendio fitto, più che essere un posto idillico, è un posto dove veramente i nostri sogni muoiono e dove i nostri affetti li perdiamo. E un terzo problema che purtroppo oggi c'è, non so se l'avete notato, è arrivata anche l'inflazione, o no? Le bollette sono rimaste uguali o sono aumentate? Il cibo costa di più o costa di meno? Il pane costa di più o costa di meno? La luce costa di più o costa di meno? Lo stipendio di meno o di più? E se di meno, o se è rimasta uguale, se la vita è diventata cara, come fai a non valutare un'opportunità dove puoi integrare 1.000 euro allo tuo attuale stipendio? Quindi solo con uno stipendio, gli esperti stanno dicendo non ce la puoi fare. Hai bisogno di integrare obbligatoriamente. E poi c'è un quarto motivo perché oggi in Italia si sta diventando sempre più poveri. Purtroppo il posto fisso non è solo fisso, sparisce pure a volte.
È quello che è successo a mio papà. Schiacciano un bottone e lo ricevo senza nessuna motivazione. Quindi oggi non solo lavori tanto, guadagni poco, non ti pagano per il tuo valore. Una persona si alza domani mattina, schiaccia un bottone e tu perdi tutto. Questo è quello che è successo a mio papà 20 anni fa. Questo ci ha messo in ginocchio a livello economico. Immaginate, eravamo già poveri con uno stipendio. Quando hai una famiglia, hai 3 figli, uno va all'università con 1.000 euro al mese, non ce la puoi fare. Anche se sei bravo in matematica. Quando mio padre perde il lavoro, io per 20 mesi di fila non avevo 10 euro per mangiarmi una pizza il sabato sera. Vedevo mio papà disperato, mia mamma che piangeva, le bollette non si riuscivano a pagare, aumentavano in continuazione. Poi qualcuno dice che i soldi non fanno la felicità, forse non ho mai provato questa situazione. Certo, i soldi non sono tutto, ma impattano su tutto. Quando non ne hai, hai molti guai. Se non ce l'hai, avrai sempre qualche problema, ma di meno. Allora, 20 anni fa, per necessità, scopro questa opportunità. Nella vita ci informiamo per due motivi, o per necessità o per curiosità. Io mi auguro che siete qui stasera per curiosità. Se per caso siete qui per necessità, sappiate che nella vita si può ripartire. Io sono ripartito nella vita, non mi sono rassegnato. Erano momenti duri. Se in questo momento a qualcuno le cose economicamente non vanno bene, a me dispiace umanamente, tanto, ma c'è di peggio. E tu puoi sempre ripartire, devi darti da fare. Quindi io 20 anni fa la difficoltà mi ha spinto a non farmi scappare l'opportunità. E perché questo è un business che va forte? A volte quando siamo in crisi, andiamo talmente in crisi a livello mentale, che crediamo che opportunità non ce ne sono più. Io quando mio papà ha perso il lavoro, ho perso pure un po' la positività in quel momento della mia vita. Perché a volte quando la vita ti colpisce duro, quando i soldi non ci sono, la disperazione c'è, non riesci a fare le cose che tu vuoi, è normale che un po' l'umore va giù. Allora in quel momento non riuscivo più a pensare positivo, perché la più grande povertà è il pensiero povero, non le tasche povere. Una tasca povera, se la testa è ricca, la tasca si riempie. Se la testa non l'arricchisco di principi positivi, come faccio a riempire le mie tasche? Io in quel momento avevo testa e tasca vuota. Per fortuna il giorno della morte di mio nonno mi disse: dimmi con chi vai che ti dirò chi diventerai. Stai con qualcuno che ha le tasche piene, perché se ha le tasche piene o le ha ereditate o le ha fatte. E se li ha fatti ti può dare non i soldi, suggerimenti su come poterli fare. E lì ho capito che l'edilizia andava male, ma non tutto va male. Perché a volte quando uno le cose vanno male, allora crede che non esistono più opportunità. È vero che c'è una forte crisi, ma è anche vero che c'è un settore che non conosce crisi. Per questo Herbalife sta andando forte. E trovare il settore giusto è come io dico metaforicamente, come trovare la moglie e il marito giusto. Se sbagli, cambi. Però non cambi, non vivi bene se sbagli o no. Allora cambi. Quindi lavorare in un settore che va forte è il segreto del successo. Perché mio papà gli hanno schiacciato il bottone? Perché io, nonostante mi sia laureato, sono rimasto disoccupato? Perché la facoltà in cui io mi sono laureato, nella mia terra non mi ha dato occupazione. Papà ha perso il lavoro perché l'edilizia è andata male. Quindi se tu sei una persona seria, ma il tuo settore va giù, schiacceranno il bottone. Lo schiacceranno prima o poi. E rischi di ritrovarti come è successo a mio papà che ha perso tutto dalla mattina alla sera. Non aspettare di toccare il fondo per migliorare i tuoi fondi e riempirlo un po' di economia. Noi ti insegneremo tutto, mi dissero. Tutto quello che tu non hai capito te lo insegniamo. Ah, dico per fortuna perché non ho capito niente, mi dissi io dopo la prima presentazione. Però se mi spiegate tutto, io voglio sapere tutto. È il settore in cui noi operiamo, ve l'ha detto Stefania, operiamo nel benessere. E in quel meeting mi dicevo: chi di voi vuole stare bene? E chi di voi vuole stare male? Per questo il nostro settore va forte, per questo Herbalife va forte. Forse non la conoscevate l'azienda, oppure forse conoscevate la snobbate, come fanno molti. Ma questa è un'azienda che esiste da 43 anni. Avete visto i dati? Stefania ve l'ha dati. È un'azienda che fattura 9 miliardi. Se non vi è chiaro cosa sono 9 miliardi, la Barilla fattura 3,9, la Ferrari fattura 4,2 miliardi. Se tu metti la Barilla e la Ferrari la metti insieme, due aziende serie, non fanno quello che fa Herbalife. Siamo già a 9 miliardi senza di te. Quindi l'azienda è seria.
Ma la cosa interessante, nei prossimi anni l'azienda crescerà ancora. Crescerà ancora. Siccome l'azienda crescerà, per te c'è un'opportunità. Perché? Perché cresce Herbalife? Chi deve fare una sana colazione al mattino? Tutti. Chi deve fare una buona depurazione? Chi ha bisogno di spuntini sani? Chi ha bisogno dell'omega 3, del calcio, del ferro, del potassio, di integratori mirati? Chi conoscete che ha una pelle? Chi si lava? Chi conoscete che fa sport? Chi conoscete che dorme? Tutti questi sono i nostri mercati. Per tutti questi mercati Herbalife ci ha creato prodotti eccellenti. E quando ho visto questi prodotti ho capito che erano buoni subito, perché era palese. Poi ho detto, oh mio Dio, dovevamo fare il porta a porta. Loro mi dissero, no, il porta a porta lo fa Bruno Vespa. Ti facciamo fare l'imprenditore 2.0 senza rischio d'impresa, perché so che Stefania mi ha detto il network marketing, e a volte non è chiaro che cos'è il network marketing. Diventare imprenditore senza rischio d'impresa, senza dipendenti, perché la posizione del dipendente non è vero che non rischia, è rischiosissima, perché rischia ogni giorno che possono schiacciare un bottone. L'imprenditore non lo può schiacciare nessuno. La sua vita è nelle sue mani. Qui tu hai la possibilità di metterti in proprio senza rischio d'impresa con un'azienda seria. Il nostro cavallo di battaglia è la colazione al mattino, una meraviglia. Io la uso da 20 anni. Per 18 anni ho fatto la colazione salata. Non è male, ma non è come quella equilibrata. Per 8 anni l'ho fatta dolce. Buonissima, ma non è equilibrata. Dal 2005 tutte le mattine faccio la colazione equilibrata, al di là che ho perso 10 kg senza perdere il piacere del mangiare, ma mi sento meglio. Mi sento meglio. Oggi ho quasi 45 anni. Mi sento meglio oggi che ho 45 rispetto a quando ne avevo 25. Mio figlio ha 11 anni, dovrebbe essere collegato pure lui, e usa Herbalife da 12 anni. Alcuni mi dicono, come 12 anni? Ne ha 11, come fa a usarlo da 12? Ebbene, la pancia della mamma inizia a usarlo già. Quindi mia moglie ha affrontato due gravidanze. Questa colazione è perfetta per la nutrizione per una donna che attraversa un momento così bello della sua vita. I miei figli la fanno già, i nonni la fanno pure. Quindi come vedete quanto è grande questo mercato. Chi prendiamo? Tutti. Dalla donna in gravidanza alla nonnina, tutti possono fare colazione. Tu cosa dovresti fare? Alcuni mi dicono, ma io ora che sono qua, da dove dovrei fare? Dovresti iniziare a cominciarti a volerti bene, fare una sana colazione, e poi insieme al tuo sponsor ti insegniamo come avere coinvolgere le prime tre persone. Noi ti insegniamo, la persona che ti ha invitato qui, ti prenderà per mano e ti insegnerà come avere le prime tre persone. Quando tu avrai i primi tre, guadagnerai i primi 100 euro, prenderai fiducia, ma si innesca il passaparola, come ha spiegato prima Stefania. È come una pizzeria, non è porta a porta, ricordati, è passaparola, Gerry Scotti, porta a porta lo fa Bruno Vespa, passaparola lo fa Gerry Scotti, è divertente. Quando tu avrai i primi tre che mangiano una colazione, migliora la loro salute, quelle tre persone faranno il passaparola a te, e da 3 diventano 5, e da 5 diventano 10, e quando avrai 10 persone che fanno la colazione sono 500 euro al mese, e quando ne avrai 20 che fanno la colazione sono 1000 euro al mese. Se tu ci dai 10 ore del tuo tempo, puoi guadagnare 1000 euro al mese. Io ho detto sì 20 anni fa, e tu se con 10 ore a settimana posso guadagnare 1000, non me la faccio scappare questa opportunità. Per 3 anni ho fatto solo questo, 10 ore a settimana. Ho continuato all'università, 10 ore qua, guadagnavo 1000 euro al mese. Nel 2008 mi vado a laureare, mi rendo conto che il mondo del lavoro mi dice che non servi a niente, sei un disoccupato. Come ho studiato? Ho fatto il mio dovere, perché non mi fai lavorare? Perché non mi paghi per il valore che ho nel settore che ho studiato? No, ho detto non puoi lavorare. Allora lì ho iniziato a fare un piano B. Perché con Herbalife si può fare anche la carriera, come ha fatto vedere Stefania, ed è semplice, devi solo avere la voglia di riaprire il cassetto dei sogni. Secondo il mio punto di vista non esistono uomini senza sogni, è come un uomo senza un talento, ognuno ha tempo. Esistono uomini che hanno chiuso il loro cassetto dei sogni, questo è. Puoi riaprirlo qua, puoi riaprire il cassetto dei sogni, puoi
Puoi lavorare per i tuoi sogni invece di lavorare per il tuo capo. O lavorerai per i tuoi sogni, o lavorerai per i sogni di qualcun altro. Comunque lavorerai, uno dei due dovrai deciderlo. E qui ti puoi creare una squadra. E quando hai una ventina di collaboratori, raggiungi il tuo primo livello nel piano di marketing. Molto interessante, perché io quando raggiungo il mio primo livello di marketing, ho iniziato a guadagnare 3.000 euro al mese. 1.000 euro dal passaparola e 2.000 euro dalla squadra. Ricordate la squadra? 20 collaboratori. E noi vi insegniamo come creare la vostra struttura. E se continui impegnati, puoi raggiungere anche il terzo livello. Se raggiungi il terzo livello, vai a guadagnare una cifra che rappresentava per me un sogno, 10.000 euro. A chi posso versare 10.000 euro? Non all'anno, al mese, dicevo. Chiaro? Si può arrivare? Basta diventare un milionario. Io dal milionario non ho mai più smesso di guadagnare questa cifra. E questo è successo per noi nel 2013. Sapete come si fa a diventare milionario? Tu devi avere nella tua squadra quattro persone in gamba. Alcuni mi dicono, ma come faccio a trovare quattro persone in gamba? Scusami, il tavolo, quanti piedi ha? Quattro. Se un tavolo è quattro, perché non dovresti avere più quattro persone in gamba nel mondo? Ce ne sono non quattro. Se un tavolo ha quattro persone in gamba, tu quante persone in gamba puoi avere nella tua squadra? Ce ne sono persone che vogliono far sul serio. Se ne hai quattro come un tavolo, diventi un milionario. E se ne hai cinque, diventi 7-5. Quindi i guadagni diventano ancora più interessanti, vedete? Si vedono? Sono più interessanti i guadagni, si vede dai sorrisi. E se ne hai sei persone in gamba, diventi presidente. Pure tu puoi diventare presidente. Mia moglie faceva la commessa, io facevo gelati. Ma non avevamo chiuso il nostro cassetto dei sogni. La vita ci aveva colpito duro, ma noi non abbiamo chiuso il cassetto dei sogni. Non permettere alle difficoltà a smettere di sognare. Herbalife è un'opportunità per un extra, ma poi anche se vuoi riaprire il cassetto dei sogni. Certo, la vita da presidente non è normale. Non riusciamo a spiegarvi la vita che viviamo con questo status che abbiamo raggiunto all'interno dell'azienda. Per cui veramente noi ringraziamo il nostro sponsor, ringraziamo il Signore che abbiamo trovato questa grande opportunità. Io oggi sono collegato proprio da qua. Se non avrei trovato Herbalife, forse in questo momento non sarei qui, sarei in Germania a fare il muratore come fanno tanti calabresi, che non è una cosa grave, ma io sto nella mia terra, posso stare con la mia famiglia, posso stare con mia moglie. Certo, lei non è così contenta, giustamente, avermi sempre a fianco, no? Questa è la macchina che mi dà lei, questa è la macchina che mi do io, dovrebbe essere ancora parcheggiata fuori. Per adesso ci sono i social. Qualcuno di voi dirà: ma tu sei fortunato. Ma io dico: tutti quelli che nascono sono fortunati. Se tu analizzi la parola fortunato, sei nato, sei fortunato. Sei molto fortunato perché sei nato anche nella parte giusta del mondo. Ti devi solo impegnare. Io 20 anni fa non avevo niente, niente. Né conoscenze, né esperienze, né soldi. Però ho trovato Herbalife, l'azienda giusta. È un'azienda che mette nelle condizioni a chiunque di farcela. Ora, cosa devi fare tu dopo questa breve presentazione? Hai due opzioni. Devi prendere una decisione. Prendere una decisione è come prendere una posizione. Anche non prendere decisione è decidere. Quindi se tu non decisi, hai deciso di non decidere, cioè far niente, non c'è niente di male, per carità di Dio, ipotizziamo che tu decidi, no, ma non fa per me, ma non fa. Ti fai un sacco di idee strane, io ti dico che fa pure per te, fa per chiunque che vuole ripartire nella vita. Ma se tu prendi la decisione di far niente, da parte mia hai rispetto, ma non lamentarti. Perché se non fai niente, non lamentarti che non raccogli niente. Perché oggi nel mondo ho la fortuna di incontrare molte persone, ma c'è tanta ipocrisia, tanta incoerenza. C'è gente che vuole raccogliere e non semina niente. Ma come fai a raccogliere senza seminare? Come fai a raggiungere i tuoi sogni se stai lavorando per i sogni di qualcun altro? Mai li potrei raggiungere. Io mi auguro che tu sei tra queste persone che dicono: me la voglio dare questa opportunità. Quindi fissa un appuntamento con la persona che ti ha invitato qua e ti spiegherà come iniziare. Inizia, perché fra qualche mese guadagnerai 500 euro. Non fra qualche giorno. Devi fare lo startup, devi avviarti in un'attività come si apre una pizzeria. E se non hai fretta, quando
puoi raggiungere il primo livello. E se ti appassioni, puoi raggiungere il terzo livello. E se veramente perseveri, ci puoi raggiungere anche nel livello dei Presence Team, chiunque di voi. Magari in questo momento non lo vedi il futuro. Stai tranquillo, o stai tranquilla, neanche io riuscivo a vedere il futuro. Venivo da 20 mesi di fila che non avevo 10 euro per una pizza. Come facevi a vedere il futuro? Per fortuna ho deciso per iniziare anche quando non vedevo. Cioè non che non vedevo di degli occhi. Non riuscivo a vedere il futuro. Però ho detto inizio, prendo in prestito la fiducia di chi mi ha invitato qua. Per fortuna il mio sponsor mi dice, vieni con me all'Italian Summit. E questo è un secondo suggerimento che vi do. Vedete qui io non ci vedevo, guardate i miei occhi, erano spenti. Non riuscivo ancora a vedere il futuro. A febbraio, iniziate a fare Herbalife e a febbraio ci ritroviamo tutta Roma. C'è un convegno enorme. Dove spieghiamo perché questa industria, perché questa azienda, perché ce la puoi fare. Quando sono andato in quel convegno ho capito che ce l'avrei potuta fare anch'io. Per cui vi auguro con cuore di iniziare a fare Herbalife, ascoltate il vostro sponsor, di vederci al summit di febbraio, perché sarà un evento veramente incredibile. E ti posso garantire, quando tu vedrai a Roma 11.000 partecipanti e vedrai tutti i relatori che condividono il loro pensiero. Se per caso oggi hai qualche dubbio, dopo il summit spariranno, ti renderai conto che ce la puoi fare, ma non permetterai i dubbi a farti bloccare. I dubbi sono come i nodi, sono come le trecce, si sciolgono camminando, buttati dentro, falla, che veramente ne vale la pena. Io vi ringrazio a tutti, ringrazio i coordinatori per l'invito, ringrazio voi per la presenza perché oggi è un giorno specialissimo e vi ringrazio che avete ascoltato fino alla fine e benvenuti in azienda, avete trovato una grande opportunità.